una stagione di biathlon che non poteva cominciare meglio per i colori italiani. Una staffetta sontuosa, sontuosa, quella composta da Vitozzi, Wider, Hofer e Windisch, che ci portano alla prima gara di stagione, a cominciare con il botto, a cominciare con il bottino pieno, con una splendida vittoria. Una splendida vittoria in questa staffetta mista, perché intanto sia la Wider sia la Vitozzi avevano già fatto strada alla grandissima ai maschietti. Poi è stato bravissimo, bravissimo soprattutto Hofer, penso, perché stava arrivando uno Jan Johannes Bo che soprattutto al poligono era stato impressionante. Uno Jan Johannes Bo furioso, rabbioso, che aveva condotto davvero con grande vigore, con rabbia proprio, in maniera mostre la sua rimonta, perché veramente ha fatto impressione nel suo segmento, trascinando la Norvegia al secondo posto. Ma non basta, perché l'Italia poi schiera anche Windisch, l'Italia schiera il campione del mondo Windisch, e la va a vincere questa splendida staffetta, perché oggi si parla davvero di un grandissimo successo per la nostra nazionale, a dimostrazione che abbiamo davvero elementi validissimi che ci possono permettere di far bene in qualsiasi contesto, in qualsiasi situazione, in qualsiasi occasione. Terza invece la Svezia. Deludono in questa prima staffetta Germania e Francia, da cui ci aspettavamo sicuramente di più, soprattutto da Martin Fourcade, insomma, che oggi ha deluso particolarmente, non trascinando la sua Francia. Però insomma, appunto, questa è un'Italia che fa impressione, un'Italia che in questa stagione, come nella scorsa, sono arrivate grandissime soddisfazioni. In questa stagione può continuare a dominare, può continuare a regalarci grandi emozioni nel mondo del biathlon, perché con questi ragazzi, con il cuore che davvero lasciano sulla neve, sugli sci, davvero si può arrivare a qualunque obiettivo, a qualsiasi traguardo, perché ci mettono davvero una grinta e un senso di appartenenza fenomenali. E anche oggi in questa staffetta l'hanno messa, peraltro una regia vergognosa, perché hanno oscurato il poligono della Vir di Dorotea, a dimostrazione proprio di quanto hanno anche paura dell'Italia, di questa Italia, perché l'Italia è forte, l'Italia è forte, e l'ha dimostrato sin da subito, così possiamo subito far paura alle altre nazionali. Subito gli abbiamo messo un po' di pressione, sin dal primo atto. Dopo ci saranno tanti appuntamenti sul mio canale, e sportivi chiaramente, perché a breve, fra una cinquantina di minuti circa, ci saranno, anzi, tra 45 minuti ci saranno i sorteggi dell'Europeo 2020, della fase finale, in cui è coinvolta chiaramente anche l'Italia, al Rome Expo di Bucarest. Quindi alle ore 18 ci sarà questo appuntamento con il sorteggio dei campionati europei 2020. Chiaramente dopo ci vedremo anche per commentare le possibili combinazioni. Il girone, insomma, sarà capitato all'Italia. Parleremo poi anche di sci, perché ci sarà lo slalom femminile, lo slalom gigante femminile, che vede peraltro una Marta Bassino che comanda dopo la prima manche, una Marta Bassino straordinaria dopo la prima manche, che è davanti a Petra Vlova e Michelle Gisin. Dopo appunto la prima manche ha messo dietro Wurley, ha messo dietro anche Michaela Schifrin e Federica Brignone, che comunque, nonostante il settimo posto è lì e non è lontano, ci sarà la discesa libera maschile, ci sarà Fiorentina Lecce. Insomma, tanti tanti appuntamenti in una serata rovente per il mondo dello sport, e noi siamo pronti a vederci costantemente questa sera per una serata straordinaria e da vivere tutta sul nostro canale, appunto davanti allo smartphone, davanti alla televisione, per una serata bellissima per il mondo dello sport.
Comunque, fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, lasciate una like, mi piace al video, condividete questo video e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Forza Italia, comunque e sempre. E a questo punto, arrivederci, ci vediamo al prossimo video.